Briziarelli, la domanda è, poi discutiamo anche delle tante cose interessanti che abbiamo sentito, ma adesso all'Europa cosa direte? Ma soprattutto agli italiani cosa chiederete? Visto che comunque lo spread alto, la procedura di infrazione, un po' di soldi li fanno perdere in termini appunto di BTP che non vanno come devono andare, di spread che comunque ci costa, di mutui che aumentano, non è che poi insomma rischiamo di dover pagare noi queste fibrillazioni, insomma, chiedo lumi. Ma la maggioranza fa parte del noi. Certo. La cosa che credo debba essere chiara, non siamo degli irresponsabili. Agli italiani chiediamo fiducia, anche perché gliela chiediamo sulla base di quanto è successo negli ultimi anni. Che le ricette proposte, consigliate, tra virgolette, dall'Europa all'Italia non abbiano funzionato è sotto gli occhi di tutti. Vorrei precisare alcune cose perché sennò scadiamo nel terrorismo psicologico. Sì, che poi non fa bene mutui, manco mutui, all'economia. I mutui non sono legati allo spread, sono legati all'Euribor. Quindi le eventuali conseguenze indirette eventualmente sui nuovi mutui sono futuribili e possibili, ma non certe. Però fanno per come un po' vengono parte di tutto un clima che si crea. Sì, no? Però dopo arriviamo alle profezie autoavveranti, certo. E quindi a Moscovici direi che forse è quando parla lui che ci sono conseguenze negative. L'andamento del debito pubblico, siamo a 2.324 miliardi, negli ultimi anni è andato crescendo. Un dato invece importante è quello del saldo d'amministrazione. Quello che non si dice, cioè il bilancio dello Stato italiano da 26 anni è inattivo prima del pagamento degli interessi. Abbiamo fatto meglio della Germania. E allora continuare a tassare, tagliare e fare austerity evidentemente in termini di saldo d'avanzo d'amministrazione, così vai, ci sono ecco, i dati, però, possono verificarli. Sì, Briziarelli, sì. Al di là delle cose che quattro abbiamo cose sentito. Me le deve concedere. La prima. Sì. A me dispiace che all'onorevole Sisto, che nel 2011 era in Parlamento, io non c'ero, quello che successe con Monti glielo debba ricordare Di Maio, no, visto bisogno. Che lui l'ha vissuto. Non lo ricordo e bene. Io credo che non ci sia differenza fra i commenti sprezzanti di Moscovici e quei sorrisini della Merkel con Sarkozy quando gli chiesero se Berlusconi e l'Italia fossero affidabili. E Sarkozy disse sì, ci fidiamo dell'Italia, non di Berlusconi. Un abisso, guardi, c'è proprio un abisso di differenza. Io non l'ho interrotta. No, quello che diremo è però... il quadro è simile, non lo dico io, sostanzialmente la maggior parte degli analisti, dei commentatori stanno facendo un parallelismo fra il 2011 e oggi e l'atteggiamento a sostenere le stesse cose che stiamo sostenendo ora, mentre voi sostenete ora il contrario, cioè che l'Europa non possa imporre una manovra depressiva degli italiani. La seconda cosa, che cosa serve dire all'Europa? Esatto. Serve dire, non servono manovre depressive, serve uno stock di debito in meno da emettere e più PIL, se no non ne usciamo. Che significa? Nella lettera di Tria è stato detto intendiamo provvedere a dismissioni pari all'1% del PIL per ridurre l'emissione del debito. Torniamo al punto di prima, se noi seguitiamo a essere impiccati al debito non ne usciamo. Allora, e dobbiamo far crescere il PIL. Questo, posso come si fare dice? Una domanda sì, al mio dico collega. Solo una cosa e poi... No, facciamo 9 miliardi di sanzione e un congelamento da 10 facciamo a 12 miliardi. I 9 miliardi di sanzione sono pari allo 0,5% del PIL. Quanto perderemmo di PIL con una manovra depressiva? Cioè noi rischiamo molto di più a quello che consiglia l'Europa, a non attuare la manovra. Ovviamente ognuno ha le sue previsioni, il problema è che le sanzioni sono ex ante e non ex post. Noi oggi stiamo vedendo che le previsioni di Padoan per il 2018 erano sbagliate. Allora, se noi dobbiamo appendere un numero sbagliato per accontentare l'Europa e non dire le cose come stanno è un altro discorso. Allora, dismissioni? Dico una cosa, chiedo scusa, ci sono 108 articoli della manovra, noi stiamo parlando, io dico che sarebbe peggio non approvare la manovra perché avrebbe un danno in termini di PIL superiore. E dico un'altra cosa, qui noi stiamo parlando solo di tre provvedimenti. La flat tax, ora abbiamo capito che è cominciata la campagna elettorale per il proporzionale di Forza Italia. Flat tax, Fornero e reddito di cittadinanza. Ci sono altri 105 articoli con dentro l'iperammortamento, la Sabatini, la conferma delle assunzioni agevolate per il Sud. Due cose che possano convincere, ad esempio, Arfaras che dentro questa manovra ci sono delle misure che possono portare a
far diminuire l'enorme debito pubblico dell'Italia, che è quello che preoccupa tutti. Il debito pubblico, noi abbiamo delle stime per il triennio con la riduzione, perché a nostro avviso, al di là della proposta di Tria di arrivare a una riduzione dello stock dell'emissione, riteniamo che l'aumento delle azioni per la crescita producano un aumento del PIL. È ovvio che, ma persino il reddito di cittadinanza, lo difendo non d'ufficio ma convintamente. Sì, perché non è vostro, ma dei 5 Stelle, lo diciamo. Se quelle persone, prego. Ripeto, se dobbiamo fare polemica, ma credo che la situazione... No, poi non è lo stile di TGCom, ognuno parla, dice la sua e poi si replica. Punto primo. Quei 780 euro saranno spesi in termini di gettito fiscale da IVA, per esempio. Quanto peserà l'Istat oggi da due dati? Non dà solo il dato che cita lei, dice che in termini positivi il reddito di cittadinanza porterà uno 0,3% del PIL, lo dice l'Istat. Brizzarelli, e poi Sisto ci spiegherà cosa c'è veramente nell'anticorruzione, che funziona o che non funziona. Brizzarelli, Renzi ha sempre smentito e ha detto che non è vero, però si dice che l'accordo con l'Europa che lui fece fu: vabbè, voi siete un po' più di manica larga sull'economia e io mi piglio i migranti. Voi, per evitare la scure dell'Europa, avete un asso nella manica di questo tanto, tipo? Intanto, rispondendo a questo, è uno dei tagli positivi, perché in 3 anni risparmieremo 1,6 miliardi dall'accoglienza per il calo degli sbarchi e perché porteremo a livello europeo il costo persona dai 34 euro ai 26 che si utilizzano in Europa. Per rispondere rapidamente... È vero, il processo è quello e sono 26 su 28 i paesi che comunque hanno avuto raccomandazione, tranne la Svezia e l'Estonia, tutti l'hanno avuto almeno una volta. Io ho citato una singola manovra perché si parlava di quello, sono stati richiamati gli investimenti, 3,5 miliardi di avanzo di amministrazioni locali che saranno investimenti sbloccati, sono qualcosa, i 15 miliardi di investimenti che non sono in manovra ma che... Conte ha chiesto alle aziende di Stato, alle aziende pubbliche, da Enel alle Ferrovie dello Stato, a Terna, sono un segnale, metà cassa depositi e prestiti, metà aziende, sia gli investimenti che le assunzioni. Questi sono dati di fatto, nella manovra non c'è tutta l'attività di governo. Perché gli altri non li leggono questi dati? Perché bisogna unire i puntini. Se vogliamo cominciare a sventolare i dati, il Premier Conte incontra i vertici delle 13 aziende pubbliche. Non lo convincerà 15 mai, miliardi, metà dei quali a carico delle partecipate, gli investimenti si richiedono. L'esecutivo rappresentato dal Vice Premier chiede anche di vedere che succede applicando la Fornero in termini di occupazione nelle aziende pubbliche. Ma ripeto, sugli investimenti, citavo prima l'ecobonus, si parlava dell'effetto moltiplicatore. Confermare la detassazione al 65% ha un effetto moltiplicatore importante. La Sabatini per ammortamento. Una battuta, come dire, sdrammatizzante. Ma se tornaste al governo insieme, dovreste rifare.